ragazzi, ci siamo. L'apertura è sempre più vicina. Oggi siamo lunedì, domenica apre. Che dire, finalmente. Nonostante tutto, il Covid, zona rossa, si riesce. Visto che comunque è considerata un'attività sportiva e si può uscire di casa, non del proprio comune, ma di casa sì. Quindi riusciamo a fare l'apertura. Però ragazzi, quest'anno c'è qualcos'altro. Abbiamo una grande novità, una novità fighissima, che non vedo l'ora di farvi sapere, farvi vedere. Però per adesso non si può dire niente. Comunque facciamo qualche bello streamerino, ci prepariamo, sempre se mette a fuoco. E niente, ragazzi. Signori, si va a fare il tampone. Ragazzi, tampone fatto. Abbastanza fastidioso, pensavo peggio. Adesso vedremo il risultato. Ragazzi, prima volta sull'Isonzo, mamma mia, piace? Spesa time. Matteo, cosa mangia? Gabriele, comandante. Oggi mozzarelline e lubianska. Ragazzi, è tardi, sono le 11 e passa. Domani apertura, stiamo preparando la roba. Abbiamo le esche, fazzoletti indispensabili, licenza ancora più indispensabile, qualche ninfa, il bere. Qua abbiamo per la mattina, per bere il tè caldo, pantaloni e impermeabile, mulinello, magliette, ovviamente il giacchettino della FMO, e abbiamo anche il nuovissimo Shimano Stradic FL 5000 pronto a spaccare. Raga,
soddisfatto. Domani sveglio presto, presto, 5 e mezza. Adesso sono le 11, no, 11 e mezza. 5 orette di sonno. A domani. Allora ragazzi, sono me. Ci siamo. Sveglio prestissimo. E niente. Carichi. Mamma mia, stanchi morti, però carichi. Ci siamo. Siamo carichissimi. Un po' stanchi. Orario. Orario? Sono le 6:30. Direzione. Direzione Fiume. Condizioni per adesso tengono bene. Non ci possiamo lamentare. Sì, speriamo che rimanga così. Let's go. Vai. Perfetto, si va. Ragazzi, 10 minuti. Ancora? Come? 10 minuti e ci siamo. 10 maledetti minuti. Anzi, 9 adesso. Matteo mi sa che è peggio di tutti. Matteo non ce la fa più. 10 secondi, 8. 10! Vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sette e un minuto e già la prima slamata. Matteo prevede una lunga giornata perché... In merda. Eccolo, gioca pianto. Porco... Guardala. Vai cazzo. Guarda. Slamata, raga. La testa. Ecco così. Lasciamola dritta e via. Energia ce l'abbiamo. La mia prima marmo. Grande, marco. Oh porca tro... Mi è venuta dietro.
Non ci posso credere. Fin sotto mi è venuta. No, porca! Dio! Ce l'ho! Di... no! Ciao! Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Grossa. Grossa. Vabbè, sono sfigato. Vabbè. Mattina, è ancora presto, sono appena le 9:30, siamo svegli da 3-4 ore, anche di più. E Matteo ovviamente ha preso, grande Matteo. Io ne ho slamate due, mi ha inseguito altre due, e invece Alessio una inseguita e una slamata. Quindi Matteo ha avuto la meglio. Adesso facciamo cambio spot, visto che abbiamo punto e abbiamo... si può dire rotto le palle a queste trote qua. Andiamo in un punto un po' più infrascato, un po' più in mezzo al bosco, si può dire. E proviamo, vediamo se ci dà qualche risultato migliore o dai, qualche dai, trota. Dai. Noi ci proviamo. Meglio di niente. Bella l'idea, cazzo. Conciglia. Oh.
Matteo. No, no. Bella. Bella, scappotto. Mi ha dato? E guarda là. Era marmo. Sì. Era marmo, eh? L'hai vista? Cazzo, mi è venuta fuori una da sotto, da lì è venuta fuori sotto sotto, poi era Matteo. Non dico niente. Veloce. Sì cazzo. Raga, slamata nel guadino. È nata al volo però, eh. Sì cazzo. Mamma mia, capito. Cazzo. C'è stato lo streamer che va a imitare lo scazzone, che è uno dei principali foraggi, per non dire pesce foraggio, che loro mangiano, che adorano, e non è riuscita a resistere. Appena cambiato, stavo giusto dicendo, ma ci vorrebbe. Madonna, è arrabbiatissimo. Bella, ha dato una bella botta poi. Ha dato una bottona. Madonna, salve. Oh, è agitatissimo. Adesso rilasciamo la bestia. Fatto. Vieni
fare col tuo, sai? Col gatto. Come cazzo faccio? Ho attaccato male. Mamma mia che mossa. Ti prego, ti prego. Porco! Porco di! Cazzo! Oh cazzo! Enorme! Ma che cazzo è? Cazzo! No! Mamma mia! Che botta, oh! Cioè, ma che cazzo? Ma scherziamo? Presa pure. Ma scherziamo? La... Emozioni? No, sto tremando. Quanto sarà? Non lo so. Troppo. Dai, che la rimettiamo un attimo in acqua. Una trota enorme l'ha fatta. Guarda che mossa. Il guadino è stata un'impresa. Vogliamo? È il pesce più grande che abbia mai preso, la marmo più grande che abbia mai preso nella mia vita. Grande, con noi è un onore. Sì, è un onore, veramente. Guarda, facciamo una cosa. Però è due volte che ti guardi, non mi basta, eh. Dici due parole prima del rilascio. Grazie. Per bene. Rilascio del pesce della vita per adesso, veramente, fantastico. Di più o meno dimensione? Credo sui 70 sicuro. Peso? Come misuriamo? Peso stimato? Avrà un 5 kg perché ciccio abbondante schiena. Secondo me è abbondante, sì. Sì. Vabbè, sai, c'è un peso specifico. Ci diamo al rilascio. Allora ragazzi, quest'anno apertura 2021, beh, assolutamente diversa come tutti si immaginavano, perché tra zona rossa e tutto quanto, alla fine nessuno si aspettava di andare, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e ce l'abbiamo fatta anche bene, visto che abbiamo preso beh, dei gran bei pesci ed è stata una giornata assolutamente fantastica. Beh ragazzi, oltre a questo, quest'anno è partita una collaborazione con i ragazzi di FMO, tanta roba, con Alessio e Matteo. Adesso vi racconteranno cos'è FMO e qualche altro dettaglio. Ciao ragazzi, FMO non è il solito negozio shop online, ma un negozio 2.0, dove tutto ciò che trovate nel sito è testato da persone esperte per far sì che voi scegliate solo il meglio. Bene, e adesso qualche, come dire, considerazione da parte di Matteo. Quante ne hai prese? Allora, io ho preso la mia prima marmorata, che è stata fantastica. Primo lancio sullo spot, sembrava di essere a una gara, 7 in punto, primo lancio, sbam. Lancio, prima mangiata, slamata. Secondo lancio, una bella marmorata, è venuta a mangiare sull'esca, ci è rimasta con l'amo singolo, senza ardione, molto difficile slamarli con questo setup. E è venuta su, bella, un pesce sui 50 circa. Qualcosa di più, sì, anche sì. Qualcosa di più. Per me è stata la prima marmorata bellissima, un'esperienza bella. Poi ecco, abbiamo slamato varie marmorate anche di taglia. Io ho slamato una bellissima marmorata, l'ho vista, un pesce bello di taglia. Anche Alessio ha slamato una bellissima marmorata e poi Gabriele ha fatto il colpaccio e abbiamo visto quali sono le vere marmorate, che non sono quelle che ho preso io, ma le marmorate vere e proprie, quelle che ha preso Gabriele. E niente, beh, prossima volta assolutamente speriamo sarà da prendere una vera marmorata. Prendiamo la metro. Se la prendiamo, veramente tanta roba, devastante. Boh ragazzi, direi che il video è finito.
speriamo che vi piaccia. Se così fosse, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al mio canale, ma anche a loro, e alla loro pagina Instagram, che è Fishing Mode On, sia su YouTube che su Instagram. Bene ragazzi, allora in bomba e alla prossima volta. Ciao ciao.